che sarà, allora, sarò breve. Io credo, allora, io sono qui proprio come transfuga, ancora più dei colleghi che insegnano letteratura italiana, apparentemente transfuga. In realtà, io credo che questo libro sia importantissimo, beh, per il nostro dipartimento appena nato, che siamo vero lieti, di portare avanti proprio questo connubio di lingua, letteratura e arti italiane del mondo, in cui la E non è un'aggiunta, è una compenetrazione profonda. No, storia dell'arte, storia civile non vuol dire che la storia dell'arte sia all'atto della storia civile, ma che, come Michele ha detto in maniera molto icastica all'inizio, annunciando il suo libro, è una parte della storia civile che spesso ci dimentichiamo, dico proprio in una vulgata di non addetti ai lavori, ci dimentichiamo in una concezione dell'arte che oggi, io sono molto affezionata all'arte contemporaneissima, che però hai ragione, è talmente versata nell'idea di un mercato, di una performance, da far dimenticare come che l'arte è stata per tutto il Novecento, senza parlare di che cosa è stata prima, una parte della storia civile, parte della storia civile e parte fondamentale di un concetto di innovazione e di creazione che oggi, come dicevi all'inizio, tendiamo a spostare sulla tecnologia. Io sono colpita, vengo da Ultima, quindi non dico nulla, ho ascoltato con molta passione quello che avete detto e quindi dico un'altra cosa, io sono stata molto colpita dal metodo che tu hai spiegato in questo libro. Perché, allora, intanto è un metodo di porre domande. E non sono domande retoriche, sono domande che, come dici in un passo che mi ero annotata, a cui è arduo rispondere. Però io credo che in un libro così appassionatamente militante, porre una domanda e dire che è difficile rispondere è anche, dal punto di vista anche della formazione, della didattica, molto costruttivo. Perché ci indica come di fronte a certi oggetti critici noi abbiamo il dovere di porci una domanda, anche se la risposta sfugge perché in realtà è complessa, perché la ricostruzione non è sempre certa, ma porre una domanda vuol dire porsi con occhio critico di fronte all'oggetto ed è quello che percorre questo libro, cioè tutti gli oggetti che tocchi sono affrontati non dal punto di vista di chi ha percorso, perché ha fatto un percorso e offre la risposta, ma di chi pone la domanda. E quindi in questo senso a me è piaciuto molto anche il metodo, perché ci ho trovato molto delle cose che da italianista faccio, cioè percorrere l'esposizione, per esempio, dell'artista nelle piste, che non è soltanto enumerare le prese di posizione, ma proprio far vedere come, nell'ottica della storia dell'arte e storia civile, queste prese di posizione stanno in un dibattito civile in cui l'arte non è una cosa a fianco della storia, ma contribuisce a formare una storia. Ed è ciò di cui spesso ci dimentichiamo, per cui De Martino, a cui a Torino abbiamo dedicato di recente, abbastanza recente, un convegno, per cui sono stata felicissima di trovare questa prospettiva. Un solo appunto, perché poi gli spunti di convergenza nella creazione di una storia comune sono talmente tanti che non posso che citarne uno. Non posso che citarne uno. Quando parli della vestizione della sposa e di tutta questa serie di opere che riguardano la veste e il velo e l'abito, io immediatamente la mia mente è andata a Nostra Dea di Bontempelli, che Simone citava, 1925, in cui, che era stata immediatamente rappresentata a teatro da Marta Abba come protagonista, quindi non era soltanto un racconto, era stata anche un'occasione pubblica, ben nota, romana, in cui l'abito determina l'identità, cioè Dea cambia d'abito e cambiandosi d'abito, cambiando il velo, cambiando la veste, cambia completamente di fisionomia. Opera enigmaticissima ai miei occhi, però inserita in questa tempera, in questa serie di opere,
acquisì amico di De Tirico, lui, Savinio, quindi immerso completamente in quest'ottica, le convergenze sono tante tali da mostrare come la storia sia unica, e questo secondo me è importato per noi, per la nostra università, per la tua disciplina, vorrei dire, ma per le nostre discipline. È uno dei lasciti fondamentali di questo libro. La collega parlava del trionfo della morte di Palazzo Sclafani, che per me è uno dei saggi che ho lasciato, che sono nel computer, che non riesco mai a finire. È il fondamento di uno dei montetti più belli di Montale, cioè il montetto degli sciacalli, perché proprio l'immagine che sta in basso a sinistra di quel trionfo della morte è all'origine della duplicità del montetto degli sciacalli, che è stato lungamente interpretato con le armi della biografia, della stilistica. E che però nella convergenza delle arti probabilmente può avere uno dei motivi, perché c'erano proprio anche negli anni in cui lo scriveva, c'era stata un'immersione di questa immagine in certe pubblicazioni, e può avere un inveramento proprio profondo per dire come anche la poesia viva e porti avanti istanze di convergenza. Volevo dire tante altre cose, ma ecco, il mio intervento si limita a questo, a dire che io ho ricevuto questo libro, che non ho ancora fatto tempo a percorrere per intero, perché mi fermo di continuo sulle note. Io sono una grandissima lettrice delle note, per cui quando vedi questi appunto gli incroci degli interventi sulle riviste, le recensioni, gli interventi incrociati. Non lo leggi come un romanzo, ogni pagina ti fermi, fai collegamenti, è un libro che stimola molto. Però credo che ecco, quello che ci lascia è quest'idea che la storia si componga di un mosaico che è giusto restituire nella sua interezza, e di questo ti ringraziamo.